con Trentino Sviluppo abbiamo voluto fare un'analisi e uno studio per progettare un nuovo calice, un nuovo bicchiere che potesse ottimizzare e valorizzare al massimo la produzione dello spumante locale trentino e delle bollicine trentine. 8 puntate per scoprire i risultati delle iniziative messe in campo da Trentino Sviluppo, con l'obiettivo di creare un collegamento, un ponte, fra le imprese trentine e il mondo del design. Grazie in particolare a progetti specifici quali DEA e Open House Design, avviati negli ultimi anni, si è data l'opportunità a diversi giovani creativi di mettere alla prova il proprio talento in contesti aziendali, aprendo loro una concreta prospettiva di lavoro e crescita professionale. D'altra parte, questi percorsi sono stati importanti anche per alimentare nelle imprese trentine la consapevolezza che investire nel design di prodotto è fondamentale per incrementare il proprio business, migliorare le performance della propria azienda e aggiungere valore aggiunto e redditività ai beni e servizi made in Trentino. Il progetto, che è durato all'incirca 3 anni, è il risultato di un continuo confronto tra l'esperienza di Luca Bini nel campo enologico e le mie esperienze tecniche. Tutto è partito da uno studio dell'evoluzione della forma dei bicchieri da spumante, dalla coppa di champagne, il flute, fino all'attuale flute a tulipano del Trento Doc. Fondamentale è stato conoscere un mastro vetraio che potesse produrre con velocità ed esperienza i prototipi dei bicchieri, poi da sottoporre a enologi e sommelier di fama internazionale che a loro volta davano a noi dei consigli e un feedback fino ad arrivare al prodotto finito. L'ultimo passaggio è stato il perfezionamento delle incisioni a laser sul fondo del bicchiere al fine di produrre un oggetto industriale che valorizzasse il perlage. Le prospettive del progetto sono molto ampie, nonostante si parli di un calice, è comunque un prodotto che tende ad ottimizzare e valorizzare. Il nostro studio è stato abbastanza complesso e impegnativo e ha voluto comunque affrontare soprattutto il rispetto del territorio, le caratteristiche territoriali, il rapporto con i produttori. Di conseguenza siamo anche sicuri che un prodotto come un bicchiere, come un calice, possa diventare a sua volta un punto di riferimento per identificare una stessa zona territoriale. Nonostante, confesso, ci sono anche molte richieste non solo italiane ma anche dall'estero, stanno arrivando dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria, e questo ci lusinga anche perché in realtà soprattutto dall'Austria troviamo le maggiori case produttrici di bicchieri e di conseguenza le prospettive ci sembrano interessanti. L'esperienza di Mattia Tamanini esalta, come abbiamo visto, la collaborazione fra soggetti diversi, consegnando al mondo della ristorazione e della viticoltura uno strumento elegante e raffinato, funzionale e comodo, bello da vedere. Ogni elemento è stato studiato con attenzione e il risultato finale è la dimostrazione di come, solamente con il confronto e la ricerca di sinergie sul territorio, sia oggi possibile essere protagonisti su scala globale. Negli ultimi anni Trentino Sviluppo ha realizzato una serie di iniziative aventi come obiettivo l'applicazione del design come leva di innovazione. Sono circa una trentina i progetti che abbiamo realizzato con aziende di diversi settori e giovani designer provenienti da tutta Italia. Abbiamo lavorato su diversi aspetti, lo sviluppo prodotto piuttosto che la creazione di una nuova immagine, la ridefinizione di un prodotto e talvolta la realizzazione di nuovi packaging. I risultati sono stati davvero incoraggianti, molte delle aziende hanno deciso di adottare il design e l'innovazione come un nuovo approccio per gestire i loro processi. Per questo anche Trentino Sviluppo ha deciso di affinare la propria metodologia, di ripartire con queste iniziative e quindi di realizzare workshop e seminari volti a informare il vasto pubblico delle imprese affinché esse continuino a lavorare su questi metodi, portino il design al centro dell'attenzione e realizzino nuovi prodotti per raggiungere mercati a livello internazionale. Nell'argomento sensorialità e design abbiamo 3 libri. Il primo parla dell'importanza di progettare per tutti i 5 sensi.
Il secondo dell'importanza del materiale. Con un materiale noi possiamo percepire un oggetto in modo totalmente differente. Il terzo parla dei rivestimenti. Con i rivestimenti noi otteniamo una superficie particolare e possiamo modificare la percezione dell'oggetto.